Cari amiche e cari amici, le persone che non meditano avvertono se stessi come un io reale, molto concreto, molto solido. Ecco che c'è una realtà che viene appunto chiamata io o me stesso e viene percepita come fissa, come realtà stabile. E intorno a questa realtà c'è tutto il mondo, tutte le altre persone. E in questo tipo di percezione si avverte anche come molto concreta la mia mente, questo pensiero incessante che viene identificato dentro la propria testa. Poi quando cominciamo a meditare, iniziamo a vedere che la realtà non è così fissa come sembra. E quello anche che noi chiamavamo la mia mente, con cui ci identificavamo con estrema facilità, al punto da considerare normale questo tipo di identificazione, non è così stabile come pensavamo. Ecco che tutta la natura comincia a apparirci nella sua realtà come impermanente. Però resta un problema, che tutta questa realtà è in costante conflitto con il nostro desiderio di come questa realtà dovrebbe essere. Tant'è vero che quello che nel video precedente ho chiamato manipolazione della realtà, ossia il tentativo di orientare la realtà a seconda dei nostri desideri, è qualcosa di molto comune che c'è in tutte le persone e ogni persona, ogni giorno, compie uno sforzo enorme nel tentativo di adattare gli accadimenti a quelli che sono i propri desideri. E qui c'è proprio il problema, quello che io chiamo l'attrito, l'attrito tra i propri desideri e la realtà effettiva. In un'altra playlist facevo un esempio che è molto indicativo. Decido con gli amici di andare al mare l'estate, no? Mi organizzo per un fine settimana al mare, preparo tutto, panini, tutto quanto, e poi mi sveglio il giorno in cui devo andare al mare e piove. Ecco, la realtà effettiva non corrisponde alla realtà che io desideravo. Io desideravo una bella giornata al mare con gli amici. La pioggia invece è la realtà effettiva. E allora, da cosa nasce l'attrito? Nasce dal mio non sintonizzarmi con la realtà effettiva. Ossia, più io accetto che quel giorno piove, e se io ad esempio riuscissi ad accettarlo subito, immediatamente per me quello non sarebbe più un problema. Sì, ci sarebbe un problema pratico, telefonare agli amici, organizzarci in altro modo, dividerci in una casa o di rinviare il weekend. Però poi reagirei in base al presente, a quella realtà che mi si presenta. Invece il fatto che la realtà sia diversa dal mio desiderio implica immediatamente una lotta, per cui comincio a dire: ah, mannaggia la miseria, piove, devo andare al mare. E più mi radico in questo attrito tra il mio desiderio e la realtà così com'è, e più questo mi provoca ansia e mi provoca anche sofferenza. E qui ci possono essere tutta una serie di atteggiamenti rispetto alla realtà esterna. Ci può essere una sorta di rassegnazione dopo un po' di tempo, dice: vabbè, ormai piove, che devo fare? Mi organizzo, leggo, medito. Oppure ci può essere un tutto il giorno l'attrito, per cui ancora di sera, magari si sente per telefono un amico, ah, ma si continua con l'atteggiamento: sai che è successo oggi? Dovevo andare al mare, invece piove, mi ha rovinato tutta la giornata. Questa... Ecco qui l'attrito tra il nostro desiderio e la realtà effettiva. Però attenzione, perché questo attrito è qualcosa che accade tutti i giorni, le persone
cercano di manipolare la realtà e adattarla ai desideri. Questo implica uno sforzo continuo, uno sforzo che oltretutto porta a credere che la felicità dipenda esclusivamente da determinate situazioni che noi desideriamo e che devono essere necessariamente piacevoli. Ma questo è uno spostare in realtà il problema all'esterno, perché le cose non stanno così come vedremo. Stessa cosa, il rovescio della medaglia, è credere che la nostra infelicità questa volta possa dipendere esclusivamente dalla presenza di situazioni esterne, spiacevoli o sgradevoli, che aumentano l'attrito. E allora ecco, riallacciamoci in quello che vi dicevo all'inizio del video. Qualcosa che apparentemente sembra molto ovvio. C'è un io che percepisce le cose, c'è questo io che viene percepito come concreto e che usa come mezzo propulsivo il pensiero compulsivo, e dunque la percezione è io sono, esisto io come ente immobile, intorno a me gira tutto l'universo che però è inaffidabile. Perché spesso entra in attrito con quelli che sono i miei desideri, e con quello che io ritengo essere la mia felicità. Questa però, questa idea questo tentativo di manipolare la realtà e questo stabilire che cos'è e cosa non è per me la felicità. Quando tutto questo meccanismo è mosso dall'ego, è inevitabile che questo crei attrito, ed è inevitabile che poi porti a selezionare le esperienze della vita in base al mio desiderio è questo, e dunque io mi devo orientare in questo senso e la realtà deve essere adeguata a quello che è il mio desiderio. Ma questa è tutta un'intera follia perché non si contatta mai la realtà presente così com'è, Quando è che avviene la trasformazione, la grande trasformazione? La trasformazione che porta la meditazione profonda, la conseguenza della meditazione, Questo capovolgimento avviene quando l'ego allenta la sua presa, il pensiero compulsivo allenta la sua presa e tutta la mia vita comincia a non ruotare più intorno al mio tentativo di cercare di esaudire quelli che sono i miei desideri. E per fare questo devo coltivare la consapevolezza nel presente e dunque la consapevolezza del momento presente. Se mi abituo a osservare il continuo cambiamento, la continua impermanenza delle cose, senza percepire queste trasformazioni come una minaccia, ma semplicemente abbandonandomi al flusso di queste trasformazioni, al flusso della realtà così com'è, mi renderò conto che quella è la chiave per essere felici, perché questo non creerà più attrito. E mi renderò conto che la mia realizzazione non dipende da quanto esperienze e che tipo di esperienze piacevoli riesco ad accumulare. Ma la mia felicità dipende esclusivamente da un fatto, da quanto io riesco ad aprirmi e riesco a penetrare nel momento presente. E questo è il segreto, guardate, questo è il segreto per vivere bene. Penetrare nel presente e aumentare la mia comprensione e consapevolezza di me stesso. E questo mi porta inevitabilmente a distaccarmi dal mio pensiero, dal pensiero compulsivo, a rallentarlo, ad allentare la morsa dell'ego, a non entrare più in costante attrito con la realtà esterna. L'ego tende a creare stabilità. L'ego, ho approfondito questo concetto in un'altra playlist, ho dedicato un video intero alla reificazione. L'ego tende a rendere solide le cose, perché è la sua, come la natura della mente è la compulsione, e dunque questo pensiero compulsivo continuo, la natura dell'ego è quella di solidificare le cose, perché l'ego sta bene se tutto è solido, se tutto è fermo. Ma la realtà non è così.
La realtà è continua trasformazione, ecco il conflitto che genera la sofferenza di fondo costante. E allora dobbiamo interrogarci, è possibile essere felici in una realtà che ci dà incertezza perché è continua mutevolezza, continuo cambiamento? Ecco, quando cominciamo a coltivare la consapevolezza e a svilupparla, e ad essere seri nella disciplina quotidiana, cominceremo a uscire da questa prigione della mente e dell'ego. La morsa dell'ego si allenterà e cominceremo a vedere che, anche se è difficile, perché appunto l'ego ha bisogno di certezza, e quindi ricrea sempre l'elemento di stabilità e certezza, quella è la sua tendenza naturale, ma in realtà l'unico vero atteggiamento per la nostra realizzazione è adeguarci alla realtà. Nell'esempio che ho fatto prima, se piove, tu devi andare a mare e piove, più tu accetti che piove, più stai meglio. Più tu rifiuti il fatto della pioggia, ti opponi, continui a pensare, ah, no, non doveva piovere, cose, adesso... E più stai peggio, più cresci scissione. Allora, l'essenza, ma non solo del problema, dell'esempio che ho fatto, l'essenza di tutti i problemi che si presentano nella nostra vita è esclusivamente questo: saper fluire con le cose, saper accettare le cose così come sono. E non è facile, io non sto dicendo che fare, per questo c'è la disciplina, per questo c'è il maestro, c'è l'incoraggiamento degli amici del Sangha, perché non è facile, perché significa cominciare a danzare una danza che avviene nella totale impermanenza, nella presa di coscienza che la realtà è un cambiamento continuo, eh? E quando attraverso la disciplina cominciamo a attivare la nostra consapevolezza, e fare un gesto molto semplice, cominciare a osservare, portare questa consapevolezza, ad esempio sul respiro, facciamo veramente una rivoluzione in noi stessi. Non stiamo più creando attrito. Stiamo aumentando la nostra consapevolezza e stiamo crescendo nel nostro accettare la realtà così com'è, che è l'unico modo per uscire dalle frammentazioni della nostra interiorità, da tutte le scissioni che comporta questo atteggiamento legato a un ego che è illusorio e che la realtà sia impermanente a volte durante la meditazione è evidente. Mi rivolgo anche agli amici che meditano da pochi mesi. Tutti fanno ad esempio l'esperienza di una meditazione, dove ad esempio durante questa seduta di meditazione il pensiero è talmente compulsivo che si pensa, beh, quasi quasi smetto, medito dopo perché non ce la faccio a questo pensiero. E magari dopo si attiva la consapevolezza, si riesce a osservare il pensiero e si vede che si sta in una calma profonda, no? E poi, magari dopo alcuni minuti, ricomincia il pensiero compulsivo. E questo nell'arco a volte di 5 minuti accade. E lì vedi veramente come cambia. La realtà cambia, gli stati d'animo cambiano. Più riusciamo a entrare in sintonia con il cambiamento e ad accettarlo, più riusciamo a comprendere noi stessi e gli altri. Questo è un elemento importante. Perché capire il movimento che accade nella nostra anima e la compulsione della nostra mente ci aiuta a capire il movimento che accade nell'anima del nostro prossimo e quanto il nostro prossimo è vittima della sua mente compulsiva. E allora più andiamo avanti con la pratica, più è possibile entrare in empatia con noi stessi, accettare la realtà così com'è, dunque diminuire l'attrito e abbandonare l'abitudine di giudicare noi stessi e di voler manipolare la realtà a seconda dei nostri desideri. Ecco le due ali del cammino, la saggezza e la compassione, oppure potremmo dire la consapevolezza e la compassione, che portano, fanno viaggiare in alto. Ed ecco che come, collegandomi all'inizio di questo video, uscendo dall'idea che io sono un ego fisso, immobile,
è che tutto il mondo è intorno a me e io sono separato dal mondo, sono separato dagli altri, sono separato perché sono questo ego immobile e stabile, quando si inverte la prospettiva in una sorta di rivoluzione copernicana e si comincia a dire no, non ci sono io al centro dell'universo e tutto l'universo gira intorno a me, ma esiste un universo e io sono parte di questo universo e devo abbandonarmi nella danza dell'universo. Ecco il cambio di prospettiva. Ecco che tutto si trasforma, che la nostra intera vita si trasforma. E questo però sempre richiede la disciplina, la pratica, la pratica, la pratica quotidiana. Perché tutta questa dinamica diabolica che provoca l'attrito e la non accettazione della realtà parte dall'ego e da una mente irrequieta. Mentre ripeto, vuol dire che non si ferma mai. La mente, chi segue il mio video lo sa, non è una nostra nemica, perché questo è un altro equivoco. Pensare poi che la mente sia una nostra nemica una volta iniziamo a meditare è sbagliatissimo, perché è sempre un'accettazione di una parte di noi stessi. È come se dicessimo, non so, per fare un esempio, la mia mano sinistra è mia nemica. Ecco, se noi ci fissassimo con quest'idea, cominceremo ad avere tutta una serie di problemi inesistenti legati alla mano sinistra. La mente non è nostra nemica, però la mente deve avere la sua giusta funzione. La mente, se devi risolvere un problema di matematica, serve la mente. Se devi scegliere a che ora uscire per andare a pagare le bollette della luce, è bene che attivi la tua mente e organizzi il tuo tempo in base anche a un ragionamento mentale. Ma la mente non può essere in totale attività senza riposo, in questa compulsione assurda e pazzesca, ininterrotta. Questo qui è alla radice della sofferenza, perché questo qui è alla radice dell'attrito di cui io parlavo prima, è questo meccanismo qui. Ma non è la colpa della mente, la colpa è del cattivo uso che si fa della mente. Perché una mente osservata, e dunque che non crea più questi fasci illusori dell'ego, che fanno sembrare l'ego solido, una mente osservata che allenta la presa di maglia, va bene? Non è più d'ostacolo. A quel punto il nostro pensiero, anche il pensiero, diventa uno dei tanti elementi della realtà da osservare. E lo stesso pensiero viene utilizzato da noi, appunto, quando dobbiamo organizzarci, ad esempio, a fare qualcosa di pratico. Ma questa incessante proliferazione mentale legata a questi inquinanti, sempre ignoranza, attaccamento, avversione, tutta questa dinamica va compresa e va ridimensionata. La mente compulsiva va ridimensionata. Bisogna smettere di aggrapparsi a qualsiasi cosa, perché aggrapparsi a qualsiasi cosa vuol dire dare spazio all'ego che tenta di solidificare la realtà e per solidificare la realtà si aggrappa alle cose e cerca di renderle stabili. E la grande illusione è che questo ci porti ad essere più felici e a soffrire di meno, quando è esattamente l'inverso. Più c'è compulsione, più la mente crea desideri e cerca di manipolare la realtà e di orientare il nostro comportamento verso i nostri desideri, più questo crea scissione e sofferenza perché ci mette in attrito con la realtà. E allora ecco che una mente condizionata da questa compulsione continua non può essere una mente semplice, una mente innocente, una mente fluida. E questo suo continuo affannarsi ed agitarsi, guardate, una volta che ti sei identificato, è il tuo affanarti e agitarti, esattamente quello della mente. Quindi invece di sintonizzarti con la mente, con questo processo compulsivo, nevrotico e ossessivo, sintonizzati con l'uno e dunque con la consapevolezza. E
è il canale, la chiave di accesso all'uno. E allora ecco che il corpo, le sensazioni, tutto quanto diventa uno strumento della nostra consapevolezza. E tutto è molto più semplice di quello che si possa pensare, è molto più semplice di quello che si possa pensare. Non bisogna ritirarsi su una montagna e andare a meditare in una grotta. Possiamo vivere tranquillamente con i nostri genitori, con i nostri figli, con la nostra moglie, con il nostro marito. Non è un problema esterno, il problema è sempre interno. E la consapevolezza è qualcosa da sviluppare all'interno, indipendentemente dalle situazioni esterne. Purtroppo ci vuole tempo per rendersi conto di quanto sia determinante la pratica quotidiana. Molti si scoraggiano, molti abbandonano all'inizio e moltissimi pensano, per questa mentalità moderna, individualistica, quello che io chiamo il Dio cazzi miei, l'adorazione del Dio cazzi miei, pensano che un maestro non sia necessario, che quindi questo si possa fare da soli. No? Questo anche grazie alla serie di all'affermazione di una serie di cattivi maestri. E per questo ci vuole tempo per accorgersi di quanto sia invece determinante la pratica in riferimento ad un maestro, in particolare i primi tempi, perché poi il maestro, se è un bravo maestro, si dovrà staccare, si dovrà rendere autonomo, non dovrà creare una dipendenza a vita, il bravo maestro. Dovrà aiutarti soprattutto a superare i primi mesi, le prime difficoltà, dove le persone normalmente abbandonano perché non ce la fanno, e darti delle strategie per portare avanti la disciplina e la pratica. Poi allora a quel punto la pratica diventerà una parte di te, diventerà qualcosa di molto molto semplice, non ci sarà più sforzo. Questo andrà inserito nell'ambito della propria vita, eh? Ma noi siamo monaci che viviamo nella realtà quotidiana. Noi siamo monaci che siamo però sposati, abbiamo le famiglie. Noi siamo monaci che facciamo la vita che fanno tutti. E il nostro campo di addestramento è la nostra vita, le persone che ci circondano, che incontriamo, il vicino di casa, la signora del piano di sotto, il barista che ci offre il caffè, che ci fa bere il. Questo è il nostro campo di addestramento, eh? Però serve la disciplina, la meditazione silenziosa per poter poi fare di tutta la propria vita un elemento di pratica, di meditazione, di disciplina. La pratica poi a volte può non avere un effetto immediatamente visibile. Questa, da una parte non è vero che bisogna aspettare chissà quanto, perché non esiste una persona che medita che ti devo dire, da un anno e non senta su di sé dei risultati netti, non esiste. Per cui se c'è una pratica costante, la disciplina quotidiana di almeno mezz'ora al giorno, almeno, perché poi dovrà diventare la vita intera, la pratica. Però, i primi tempi, se c'è una disciplina seria di almeno mezz'ora al giorno, i risultati si vedranno, non serve tantissimo tempo. Però bisogna uscire dall'ottica, un'altra ottica degli adoratori del Dio cazzi miei della modernità, che tutto è subito. Tutto è subito. E che quindi voler vedere immediatamente il risultato. Quello che bisogna. I primi mesi è importante il contatto con il maestro che sa incoraggiarti e sa indicarti come superare le difficoltà, e poi non starsi a preoccupare troppo del risultato, ma impegnarsi più che altro nell'organizzare la propria pratica e la propria disciplina. E in questo senso c'è l'utilità del sangue. L'utilità del sangue, guardate, non mi smetto mai, il sangue sarebbe un gruppo di persone che fanno la tua stessa esperienza dal punto di vista dell'introspezione. A molti non so più come dirlo. E tanti amici del sangue all'inizio avranno delle difficoltà relazionali con gli altri, cosa,
E poi non fanno altro che ringraziarmi successivamente, dicendo: Madonna mia, quando tu, Marco, lo dicevi, ma io resistevo a queste cose, facevo delle resistenze, non volevo capire. Oppure pensavo che gli altri erano in fondo degli sciocchi, che non valeva la pena, che erano persone sì, che si dedicavano al cammino spirituale, ma poi magari leggevo i loro post e dicevo: Ma perché queste persone? Ma... Ecco, tutti questi giudizi, queste proiezioni sugli altri, no? Il sangha aiuta a superare, a capire che tutti questi problemi in realtà sono interni e non devi stare a vedere l'ego degli altri. Preoccupati del tuo ego. Allora, se ci sono una serie di persone che camminano con te, ti aiuteranno anche a vedere, a comprendere meglio te stesso, a comprendere i tuoi meccanismi proiettivi. E piano piano comincerai a vedere tutti gli impedimenti della meditazione. Però la meditazione va fatta regolarmente, regolarmente. Guardate, lo dico per chi inizia adesso questa difficoltà. Se vedete il mio video sui Tori Zen, sono i primi quattro tori, le prime quattro tappe del cammino, dove ci può essere difficoltà nella disciplina. Dal quinto toro in poi, il quinto toro, ricordo agli amici che già hanno visto in questi video, è quando c'è l'omino che non lotta più col toro, ma il toro che segue l'omino rilassato. Da quel momento in poi non si può più tornare indietro e non ci sarà ne nella disciplina, perché la disciplina sarà diventata parte integrante della tua vita. In alcuni potrebbero essere, c'è anche delle sbandate, perché io tanti anni che insegno meditazione, ho visto gente, magari meditava anche da 4-5 anni, poi un ragazzo, mi ricordo che si era innamorato poi di una ragazza, ha preso una sbandata pazzesca. Però si ritorna, quando si arriva al quinto toro, quando si arriva già a un certo livello di consapevolezza e di introspezione, inevitabilmente si ritorna. Non si può più uscire dal Dharma in realtà, perché si è sviluppato un certo tipo di consapevolezza che, al di là di quelle che possono essere le nostre debolezze umane, i nostri errori, noi abbiamo dentro di noi attivata questa consapevolezza e che continua, continua, continua a crescere dentro di noi. E dunque inevitabilmente poi ritorneremo nel Dharma. Ed è anche per evitare di perdere tempo, perché ricordiamoci che Patanjali, mi pare intorno all'ottavo nono sutra, dice che la rapidità dell'avanzamento del sadhaka, cioè della persona che medita, dipende molto dalla disciplina e dal suo impegno nella disciplina. Quindi c'è una responsabilità individuale in tutto questo. Ma se la persona è seria nella disciplina, è una disciplina che continuerà sempre. Il maestro Zen, che dice: raggiunta la vetta, continua a salire. La disciplina non finisce mai, ma le difficoltà sono solo i primi tempi, credetemi, amici. Solo i primi tempi, perché la mente si ribella, perché non è facile cambiare, perché si attivano delle paure anche a livello inconscio, legate appunto all'accettazione di questa trasformazione continua, si danno delle spallate alla solidità dell'ego, si comincia a capire che non è un universo separato da noi, dove noi siamo il centro dell'universo e tutto il resto è separato da noi e gira intorno a noi, ma noi siamo parte di tutto questo. E non è facile reggere, superare queste paure. Però si fa un pochino alla volta, un pochino alla volta, si procede, si impara a procedere verso il centro e poi, come dicevo, a un certo punto non se ne può più fare a meno, perché si sente l'importanza di quel cambiamento, della consapevolezza che aumenta e della percezione, della realtà che cambia. E ci si sente realmente immersi in questa meravigliosa e straordinaria armonia cosmica. Un caro abbraccio a tutti. Marco Cosmo.